Allora, Luca, sei pronto a questa sfida piena di trappole? Insomma, fa un po' paura questi corridoi, Espi, sono pieni di super cattivi, di cose brutte. Assolutamente, soprattutto bisogna fare tutto quanto di fretta, perché è una sfida di velocità, capisci? Una corsa delle trappole. Ah, pure? Assolutamente. Quindi il corridoio della morte, il tunnel qua della sofferenza, mi fai pure correre. Però aspetta, prima di entrare dobbiamo fare un contrarovescia, Luca. Ok, stavo solo guardando, stavo Ok, sbagliando. Partiamo. Siamo pure da qui. Vai. Sei pronto? 3, 2, 1 e via! Ok, aspetta. Ok, allora fai un po' attenzione perché... Aia! Porca miseria! Ma sono tipo delle trappole! Sono incredibili queste cose! Bisogna evitarle, mi sa. Ah, sono tipo di... Aia! Ti di manichini sta cosa. Aia! Porca miseria. Aspetta. Ah. Oh no! Oh no, eccolo! Oh, adesso ho capito che cos'è! C'è il vicino! Questa è la stanza... Dannazione, è l'area del vicino! Riesce a saltare! Porca miseria! Oh, che male! Ma più che saltare, vola! È uno spirito maligno del vicino! Non lo so, Luca! Mi sa che i manichini sono la soluzione! Prova a fare qualcosa! Espi, sono arrivato alla porta, ma non succede niente! Cosa c'è scritto? Aia. Controlla bene gli altri! Oh, Luca, ho parlato con un manichino! Quanto pare sono vivi questi cosi! Porca miseria! Come sono vivi? Sono vivi! Uno mi ha parlato! Oh, eccolo qui! Aspetta che mi sono perso... mi sono perso la chiave per andare avanti! Non lancia il vicino da una parte all'altra! Lasciami in pace! Porca miseria! L'ho trovata! L'hai trovata anche tu? Ok, basta! Sei lontano! Ok, l'abbiamo fatta franca per questa! Luca, mi spiace, ma non ti posso aspettare! Questa è una sfida! Arrivo! Oh, che cos'è questa cosa? Ma sono già bloccato! Ma cos'è sta storia? Ma ci sono tutte librerie qui! Io penso... ti ho superato! Sono più avanti di te! Ma come mi... Oh mio Dio, ma questo... Oh. Ma no! Ma è un passaggio segreto questo! Strano però questo posto! Anche se penso di capire qual è il super cattivo di questo postaccio! Lo vedo anch'io, Espi! Eccoli qua un altro passaggio! Dannazione! Come bisogna andare avanti? È tipo un labirinto di librerie! Io da te ho visto Baldi! Però da me non c'è, a quanto pare! Anch'io. Aiuto! L'hai visto? Espi. Da me non c'è, tutto tranquillo! Da te c'è, stai attento! Non capisco, Luca, da me non sembra... Oh no! Eccolo qui! Porca miseria! Stai lontano! Vabbè, ma che incubo, io me ne ritorno... via! A me non fa passare! Ma almeno hai visto dove sta la porta per andare avanti? No, sarà alla fine. Aspetta che lo caccio. Oddio, anch'io. Vai a fare il suo. Vai via. Finisco prima io. No, finisco prima. Dov'è il prossimo passaggio? Non capisco. L'ho trovato. Ma aspetta, ma qui non c'è niente. Aspetta, mi è venuta un'idea. Aspetta, fammi andare. A quanto pare ce l'ho già avuta la tua idea. Lì manca un libro. E forse il libro. Lasciami in pace, Baldi. Non è il momento. E a quanto pare il libro... Il libro? Forse è questo! L'ho già trovato, Luca! Ma dove l'ho messo? Non lo so, mi sono già perso io, piano! Stai buono, Baldi! Fammi tornare! Ok, ci sono 3, 2, 1, boom! Ha fatto qualcosa? A quanto pare no! Ha aperto un passaggio! Ma Luca, ma ce l'hai fatta anche tu? Sei letto? Sì, ma non è una buona cosa! Porca miseria! C'è Granny! No, ma pure Granny adesso! E com'è che ce la possiamo cavare adesso? Stai lontano! Luca, sei vivo? Sta a posto? È pieno di ragnatele, pieno di schifo! C'ha pure la cucina questa maledetta qui! No, fa un sacco di male! Piano! Allora, quanto pare sono morto! Almeno, Luca, dimmi che mentre sono stato morto hai capito come andare avanti! Sono arrivato alla fine, ma serve una leva o qualcosa per aprire la porta. Piano, stai distante. Però è possibile. Forse ho capito. Io sto provando a eliminarla. Ho capito dov'è. Dove hai capito? Cosa hai capito? È nell'armadio. La nasconde lì, la vecchia. Nell'armadio? Sì. Fai vedere. Ecco, l'ho trovata. Peccato che sono morto, però ce l'ho. Ok, ci sono. Grazie, Granny. Un altro colpo e mi hai buttato direttamente vicino alla porta. Perfetto, Zack. Leva, apri, via. Ciao, arrivederci. Se Granny mi facesse passare... vabbè, mi continuo a buttare in giro. Non riesco a andare... Cosa stai facendo, Luca? C'è tra la porta, Espi. Ecco qua, finalmente. Stai buona.
Ok, ok, ce l'abbiamo fatta. Come ti rendi conto di dove siamo finiti? No, non lo so, di preciso, dimmelo. Ho capito che c'è. Ah! Aiuto. Oh no. Aiuto. No. Che succede? Ma perché ci sono delle trappole che danno fuoco? Guarda chi c'è da me. Cosa? Chi c'è da te? Aspetta, ma quello è Steve. Ma cos'è? Cosa ci fa qua Steve? Ma che Steve? Sì, tuo cugino Aerobrine. Ma come Aerobrine? Ma porca miseria, aspetta, com'è che si fa? No, bisogna fare parkour sul fuoco per andare avanti. Ma io nemmeno ce l'ho Aerobrine, scusami. Mi sa che sei tu che sei sfortunato. È lì. Ah, eccolo! Porca miseria. Aspetta, proviamo a bruciarlo magari. Magari riusciamo. Ah, sta bruciando noi, altro che. Sto bruciando, altro che. Dai, fallo schiattare come si deve. Porca miseria. E ovviamente alla fine mica c'è una porta dove andare, eh. Come non c'è? È vero che non c'è una porta. Com'è che si va avanti? Ma no, ma è un inferno questo postaccio. Siamo bloccati all'inferno per sempre. È la nostra condanna, abbiamo mangiato troppi biscotti. Ma non funziona così, non si va all'inferno per aver mangiato troppi biscotti, altrimenti ci sarei... Dici? Cioè, forse ci sono già, in effetti. Vabbè, facciamo una bella cosa, dobbiamo capire se c'è un meccanismo segreto per andare avanti. Tipo qui, io vedo che c'è una T fatta di Soul Sand, Luca. Mi sa che dobbiamo... Devo fare il wither, forse? Secondo me possiamo fare il wither o qualcosa di simile. Dai, Luca, sbrighiamoci. Vabbè, ma buona ci servono le teste. Sbrighiamoci, sì. Aspetta che lo ordino su Yahoo. Non lo so. Sto cercando di capire dove trovarlo in alternativa. Aspetta. Ma sì, ma se togliesse sto Aerobrine sempre in mezzo. Per fortuna non fa granché danno. È più che altro un fastidio. Ho visto qualcosa. Se soltanto Aerobrine mi lasciasse in pace. Qua, forse? Qua c'è una testa. C'è un buco nel muro. Oh, qui dietro è nascosta. Se qualcuno mi lasciasse in pace. Era dietro un coso nel muro. L'ho visto anch'io. Mi ha sbalzato via Aerobrine. Oh, non ho torto, Luca. Qui in fondo c'è una testa da raccogliere. Però non riesco a capire come farlo. Io l'ho presa. Aspetta che spacco anch'io un po' di cose qua. Allora sono nascoste dietro al fuoco. Eccola qui. Qua c'è un'altra. Ma tu la potevi vedere la mia e non me l'hai detto. Davvero potevo vedere la tua? Ops, è vero, è lì. Lì ne hai una, guarda Espi. Proprio sotto di te. Dove? Non lo vedo. Sotto di te, sotto. No, sotto. Sotto? Destra, 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 avanti, destra. Ma mi stai aiutando o cosa? Mi stai prendendo in giro? Lì, a destra, dietro il fuoco. Ah, qui dietro il fuoco? Ma dove? Ma il verso di me. Ah, qui, non l'avevo vista. Che ciecato. Ma come hai fatto a vederla? Oh, ed ecco qui pure la terza. Perfetto, così, dannazione, però non riesco a raggiungerla. Una. Ok, oh, è tornato Aerobrine. Ma porca miseria, ma un attimo mi hai lasciato in pace. Adesso sei tornato a darmi ancora fastidio. Ok, mi sa che dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo tipo evocarlo. Io le metto, eh. Io le metto. Anch'io. Se mi lasciassi in pace potrei posizionarle anch'io. Se no le metto storte. Una l'ho messa. Una, due e tre. Ah, oddio. Cosa diavolo è successo? Ha fatto qualcosa la terza testa. Ti si è aperto qualcosa. Come si è aperto qualcosa? Hai ragione, Aerobrine è pure scomparso. Sì. Che spettacolo! Ah, non vedo l'ora di passare. Oh, questo potrebbe essere un po' un problema, Luca. Ma quello è Pennywise. Ah, sì, decisamente. E sta pure lanciando dei palloncini. Ah, Luca, dobbiamo combattere contro la corrente per arrivare fino a lui. Andiamo. Vieni qui, disgraziato. Fai un po' di slalom. Aia, devi soltanto schivare i palloncini. Devi soltanto schivare i palloncini. Vai, vai. Ah, è impossibile. Mi continuo a buttare indietro. Maledettissima acqua. Ma c'è un buco. Dove c'è un buco? Davvero? Hai ragione. C'è un accesso segreto con... Ah. Oh, c'è un foglietto. Mi sa che tipo ha la combinazione per la porta dietro di lui. Aspetta però. Io devo capire come fare slalom. Perché è impossibile. Ma mi continua a spendere indietro. Guardami. Siamo vicinissimi. Ah, sì. Ah. Disgraziato. Sì, ce l'ho fatta. E ora buttiamo lui giù nell'acqua. Questo criminale. Ah, è vero, una buona idea. Oh, vai a farti un bel bagnetto. Ottimo così, anche se ci continua a colpire. Codice, metti il codice. Ok, aspetta che devo ancora leggerlo. 1990. Aspetta. 1990. Perfetto, funziona. Aia, ha funzionato alla grande. Ora, dove siamo? C'è Giorgi. In cella, mi sa che dobbiamo liberarlo, Luca. Anche perché qua serve un codice. Ah, dannazione, come funziona sta cosa? Come bisogna fare qua? Cioè, non si può nemmeno andare avanti. Ma porca miseria, vedi se c'è qualcosa. Luca, ma come? Ma anche tu ce l'hai...
ce l'hai fatta, bastava premere, c'era un pulsante segreto qui dentro. Salve George. Abbiamo la stessa mentalità da stupidini, Espi, mi sa. Guarda che roba. Una chiave d'accesso, perché ce l'ha una lui? Una chiave d'accesso, deve aver rubato. Perfetto. Ah Luca, non è il momento di pensare a queste cose, c'è Slenderina qui. No, attento, non saltare. No, sono le sabbie mobili. Ma come le sabbie mobili? Ma da quanto quasi sono le sabbie mobili? Mio Dio, che criminale che sei, Slenderina. No, Slenderina, questa volta non mi prenderai, ok? Ci sono, Luca. Oh, c'è la bambola qui. Oh no, mi ha preso. Ah, No, se ti fermi muori. Sono così vicino alla fine. Sì. Aia! No, no, come le trappole! Sì. Slenderina, sì! Ce l'ho fatta, guarda! Graziato! Oh, Luca, sei un po' lento! Io comunque c'ho Slenderina, mi sa che devo eliminare lei! Ah. Ora, vediamo quale sarà il nostro premio! Anzi, il mio premio! Come il tuo premio? È il mio premio! Ma no, guarda, è fatta apposta per me, è una faccina fatta di biscotti. Hai visto che carina? Ma è per me la faccina, io sono felice. Ma smettila, che è per me. Oh, non vedo l'ora di mangiarli tutti. Però mi sembra un gran dietro premio. Cosa c'è, Luca? Ah, oddio, sono diventati giganti. Nuota, nuota, Luca. Ci verranno a prendere, se non ti sbrighi. Ci verranno con noi. Altro crap, che premio, questa era una trappola. Era tutta una trappola gigante. Ma sono altri 4 metri.